Buonasera amici di Passion for Fun, terzo giorno di Romix. Per noi l'ultima intervista, chiudiamo in bellezza con un sogno che diventa realtà. Sonia di Super 3. Io ti esatto. chiamo Sonia di Super 3. Sì, va benissimo. Scusami, no, familiare, insomma, in maniera molto familiare ero Sonia di Super 3, quindi esatto. è sempre stato così. Grazie. Entravi nelle nostre case in questo esatto, modo. Sì, mi presentavo così. E poi tentavi di mandare a letto tutti i bambini. Ho provato per non sentirmi in colpa, perché poi dice no, i cartoni animati vanno in onda fino a tardi. In realtà, vabbè, terminavano intorno alle 9:15, non di più, perché insomma. Però davamo anche la sveglia la mattina alle 6. È vero. Quindi per un periodo esatto. abbiamo dato anche la sveglia. Come è nata l'idea di questo progetto e soprattutto come sei arrivata? Io sono arrivata con l'annuncio su Porta Portese, l'ho detto sul anche serio? Altre volte, sì, allora funzionava, mettendo il proprio annuncio sul giornale ti chiamavano a casa per andare a fare le prove, insomma, c'era io quindi come segretaria, il mio diploma di insegnante elementare e di stenodattilografia, mi hanno contattato, infatti sono stata l'unica in tutta la televisione che sono entrata in questo modo, perché altrimenti sì, era tutta una questione di amicizie, di certo. cose, quindi io sono stata l'unica a entrare in televisione così, da segretaria, poi da segretaria perché avevo una voce carina, simpatica, prova a fare un annuncio per trovare uno slogan per TR, la TV per tutti e tre. E non so come, insomma, mi sono trovata dietro a una telecamera e mi sono divertita sì. per più di 20 anni, insomma, poi con Birillo, le lettere, i ragazzi in studio. Hai contribuito in qualche modo alla realizzazione proprio della struttura del programma con allora, Birillo? Allora, diciamo che il programma lo gestivo da sola. Accidenti. Cioè, nel senso che all'inizio c'era una giornalista, una collega che mi aiutava, mi scriveva le risposte che io cambiavo sistematicamente quando leggevo le lettere perché non le condividevo. Alla fine si è arresa, mi ha detto fai da sola. Ecco. E quindi io ho fatto sempre da sola, e così come anche l'angolo delle chiacchiere ero io che chiamavo a casa per invitarvi in trasmissione. E quindi entusiasmo a non finire, e anche con Birillo la cosa era molto spontanea, quindi la lettera, dalla lettera poi nasceva la scenetta che insomma voi vedevate da casa, quindi era tutto molto, non avevamo una scaletta, era tutto molto libero. Bello, una volta si poteva fare, diciamo, adesso si poteva fare, perché vabbè, comunque avevamo anche stretti rapporti con il telefono azzurro, con la G-Com, quindi insomma avevamo una supervisione notevole, no? Perché inizialmente i cartoni animati prima sono stati scelti di pancia, nel senso molto legati ai nostri ricordi di tutto il gruppo di chi lavorava a Super 3. Quindi voi tutti insieme scegliete? Sì, scelga questo perché questo l'ho visto, eccetera. Poi piano piano ci siamo resi conto che magari alcuni non erano proprio adatti, allora non lo sapevamo. Infatti con l'uomo tigre e con Ken il guerriero, insomma, c'è stato un bel parapiglia. E allora da lì abbiamo iniziato a scegliere i cartoni per fascia di età, per i maschietti, per le femminucce, e quindi siamo stati molto più attenti. Beh, sì. Non pensavamo, insomma, che poi da lì è nato anche Romix e tutto il... Ma voi avete formato appunto dei nostalgici che adesso esatto. ancora si ricordano da piccolo, vedevo Ken il guerriero, sì, io. Ma in maniera inconsapevole. Esatto. Assolutamente. Oggi siete preparatissimi, informatissimi, studiate i manga, le anime, molti ragazzi che addirittura su Instagram, perché SuperSonia23, mio figlio mi ha simpaticamente trovato questa cosa. Anche dal Giappone mi scrivono perché studiano lì, perché seguendo il tuo programma siamo entrati in questo mondo, e quindi sono anche parte insomma di queste scelte. Esatto, capito? Cioè, ma senza saperlo, insomma, è stata veramente una infatti quando il programma è finito poi è stato un dramma esatto, proprio quasi tutto nazionale. Esatto, perché non potevamo dire che la televisione sarebbe stata chiusa, quindi c'è stato imposto questo divieto, e quindi hanno spento, tac, e siamo a nero totale, e spariti, nel maggio del 2013. Accidenti. Sì. Noi ovviamente, come abbiamo detto prima, mandavamo sempre le lettere alla posta di Sonia. Sì. Come veniva strutturata questa scelta? Anche perché c'ho mia sorella che... Cioè, da sempre dicevo ho mandato la letterina, ma non ho ricevuto nessuna. Allora, guarda, diciamo che le lettere in parte le aprivo in televisione, in parte mi aiutava mia madre a casa, che sul divano la vedevo disperata. Quando trovava quelle commoventi, la trovavo che davvero? Piangeva e me le metteva all'angoletto perché erano quelle che secondo lei avevano la priorità. Però, diciamo, cercavo di leggerne il maggior numero possibile. Se non riuscivo, chiedo scusa perché non ho letto la lettera... Della regia, chiedo venia. Però ricevevo come risposta, se non le leggevo in video, mandavo una cartolina con l'autografo insieme con Birillo, perché era giusto, insomma, ringraziare per l'affetto, per il tempo, sai, prendere carta e penne, i colori.
Oggi organizziamo questo altro sistema, però allora funzionava che la carta, insomma, aveva il suo valore. Beh, tu rendevi proprio la famiglia, nel senso, come se fossi una sorella più grande, una mamma, una zia. Sì. Anche il modo magari di rivolgermi ai ragazzi, no? Era molto diretto, quindi non c'era ciao bambini, come stai? Non ero capace. Quindi come ero nella vita, così andavo in video. E così è stato anche con Birillo, e poi anche il fatto di comunque di invitare i bambini, di farli venire in televisione, di farli vivere la televisione, no? Quindi, allora era un sogno. Esatto, quindi non c'era nessun tipo di selezione, le porte erano aperte a tutti, per cui quindi vedere, no? La preoccupazione poi era quella, ma poi torniamo a casa, usciamo dalla TV, perché questa cosa è capitata una marea di volte con i bambini, bisognava rassicurarli che non sarebbe accaduto nulla. Però si vive alla magia della televisione, e quindi questa è stata anche questa, insomma, una formula vincente, oltre agli sponsor, alla giraffa. Lo so che è stata una tortura per tutti i vostri genitori, questo me ne rendo conto. È vero. È stata una tortura, però noi però era l'anima in quel momento, la televisione locale, insomma, così come i cornetti, no? Che poi c'erano tutte le scenette, le cose con anche gli sciroppi, insomma. C'è stato molto... Quante cose riaffiorano adesso? Sì, le canzoni, cioè veramente tanto, tanto, tanto. Non vediamo tutti l'ora, ma a distanza di questo tempo, insomma, ti aspettavi tutto questo successo? Soprattutto dai grandi, io non parlo dai bambini. Sì, lo sai, noi avevamo i dati Auditel, no? Quindi in televisione sentivo l'ufficio programmi o l'ufficio pubblicità che esultavano felici. Ah, abbiamo questo numero di contatti. Eravamo addirittura la prima TV locale in Italia, in quelle fasce orarie come indice d'ascolto. Però non toccavo con mano, cioè per me erano numeri, no? Certo. Poi comunque io lavoravo, ero una dipendente, lavoravo dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Quindi sì, avevo occasione anche di stare fuori a eventi, eccetera. Però ho respirato proprio tutto dopo che la televisione ha chiuso. Quindi da un articolo da Repubblica è riuscito fuori, che comunque non sono stata dimenticata, quindi che c'è questo affetto che va oltre il tempo, e quindi per me, insomma, continuo a ripetere grazie, lo dico io perché tutti mi dicono grazie, ma in realtà il ringraziamento è mio, insomma, a tutti voi. Che poi noi ci teniamo a dire, perché poi ti ripeto, l'ho scoperto dopo, era soltanto circoscritto nel Lazio, esatto, e qualche fortunato paese nei dintorni. Sì, oppure qualcuno che magari aveva, non so, i parenti nel Lazio e veniva all'estate in vacanza. Giusto. Infatti molti mi chiedevano che ci puoi invitare ad agosto. Agosto la televisione era chiusa. Perché da noi a Milano, oppure non so, a Lecce il tuo canale non c'è. E quindi abbiamo catturato anche i bambini, i ragazzi che venivano da altre regioni. No, noi siamo state solo una realtà laziale, insomma. Peccato, perché sarebbe stato molto bello invece. Bambini e grandi del Lazio hanno vissuto un'epoca d'oro. A proposito di sigle, uscì il cofanetto di Tibulandia, se vuoi raccontarci un pochino com'è andata. Sì, perché la RCA ci contattò con l'intento di riproporre tutte le sigle, amatissime, come i ragazzi oggi cantano, insomma, a squarciagola, quindi fu fatta questa raccolta, e poi mi proposero, dice, puoi provare a cantare anche tu? Vediamo se sei stonata o intonata. Quindi vennero delle persone, degli autori, vennero in televisione, cioè noi dobbiamo prendere spunto dalle tue lettere, quindi studiarono le mie lettere. Infatti dico sempre che l'ora della buonanotte avete creata voi con le vostre lettere. Quindi io ho imparato le canzoni mentre andavo da casa in ufficio, cantavo in macchina, e poi ho fatto il test, la prova alla RCA, è andata bene, quindi Tibulandia poi si è conclusa con altre sigle dei cartoni più le mie tre canzoni, che erano L'ora della buonanotte, Quando vorresti un'amica e La banda dei duri teneri. E quindi ho vissuto anche questa esperienza cantando addirittura nella sala di incisione dove cantò Patti Pravo. Quindi insomma, bello, questa cosa, sì, ero terrorizzata perché... Però insomma ho vissuto anche questa esperienza. Come porti avanti questo progetto, se c'è l'intenzione di portarlo avanti in qualche modo? Guarda, io sono da pure gemelli, ho questo aspetto, sono timida da una parte, però dall'altra mi piacerebbe comunque rientrare, no? Ma fare anche cose diverse, mettersi alla prova è sempre bello, quindi già il vivere, non so, gli eventi come Romix, oppure tramite Arcade, il fatto di riproporre l'angolo delle chiacchiere 2.0, e partecipare a questi eventi, cioè, per me sono una botta di energia, e quindi mi piacerebbe sicuramente, insomma, tornare a condurre una trasmissione, lo farei molto volentieri. Io lancio sempre il messaggio, se qualcuno, insomma, recepisce, sono qua. Parallelamente stai facendo altre cose, progetti futuri che riguardano sempre questo aspetto, oppure
loro? Guarda, c'è la mia vita familiare normale, no? Quindi la mia famiglia, quindi così. Sai, capita tanti, ah sì, facciamo questo, poi le cose non si concretizzano mai. Allora dico, un po' per scaramanzia, dico vabbè, allora aspettiamo sempre, perché magari sai, le cose belle, un po' come l'uovo di Pasqua, quindi spero insomma sempre. Intanto adesso mi godo Romix, quindi va benissimo. E tutti gli eventi collaterali, esatto, sempre con Arcade. Esatto. Io ti ringrazio. Grazie a voi. Sonia, veramente è un sogno che diventa realtà. Che carini che siete, grazie ragazzi, un abbraccio immenso e buon lavoro. Grazie. Un saluto speciale a tutti gli amici di Passion for Fun. Grazie. Ciao.